Pausa Caffè Festival 2014, Piazza della Repubblica di Firenze. Ho il piacere di essere con Eddie Baker di Trieste, partner di Pausa Caffè Festival in questa edizione tutta speciale dedicata ai caffè di qualità. Sì, grazie Andrei, sono veramente contento di essere qua presente. Devo dire che mi ha sorpreso innanzitutto la location, posta in una piazza bellissima, e penso sia anche una cosa molto importante anche per chi passa qua e viene attirato da questo stuolo di tendoni per capire cosa c'è sotto. E sotto finalmente c'è del caffè di qualità, quindi questa è una cosa veramente importante. Mi pare di aver visto anche che in alcune postazioni il caffè sia finito, il che significa che comunque la gente è venuta da provare, da assaggiare. Speriamo che percepisca cosa significa veramente la qualità, questa è la cosa più importante sicuramente. Sì. Io approfitto della presenza di Eddie qui con noi oggi pomeriggio per una battuta sulla trasmissione Report. Entrambi abbiamo avuto l'occasione di appunto contribuire alla realizzazione della puntata, e io credo fermamente che il Pausa Caffè Festival in un certo modo sia una risposta concreta a ciò che è emerso durante la trasmissione. Beh, sicuramente sì, oltre che essere una risposta concreta, direi la continuazione non soltanto di ciò che quella trasmissione ha evidenziato, ma anche di ciò che esisteva prima. Pausa Caffè e i caffè di qualità esistevano anche prima, evidentemente, però non avevano una grande visibilità, e da questo punto di vista ritengo che quella trasmissione abbia dato un bel impulso. Io spero che quella trasmissione possa servire nel futuro a far sì che ci sia una presa di coscienza da parte di tutti gli operatori del caffè alla ricerca di quello che è la qualità e di una crescita della qualità. Se questo verrà fatto, sicuramente nel prossimo futuro riusciremo a bere dei caffè decisamente migliori. Non so se tutti lo sanno, ma la Sandalli Trading Company di Trieste è un'azienda che vende caffè crudo agli operatori di settore, principalmente ai torrefattori. Perché l'azienda ha deciso di partecipare, di essere partner al festival, non avendo poi effettivamente un marchio che arriva direttamente al consumatore? Beh, chiaramente noi vendiamo, come tu dicevi, i caffè crudi, lavoriamo con l'estero moltissimo, lavoriamo in Italia, da sempre per filosofia aziendale c'è stata una ricerca della qualità sul caffè crudo, e che poi si ripercuote su ciò che il torrefattore propone da solo o miscelato che sia. Quindi una iniziativa che va ad evidenziare e a cercare l'enfasi di quello che è il caffè nella sua migliore maniera di proporsi, quindi essere caffè pregiati, caffè di un certo tipo di qualità, ci vede protagonisti, e quindi era inevitabile che anche noi fossimo presenti a questa manifestazione. Bene, ringrazio Eddie Baker da Piazza della Repubblica di Firenze, un arrivederci.